Hola Dears, ben arrivati, ben ritrovati, ben. Dears? Hola famiglia, ciao a tutti! Non avevi capito che erano Dears loro? No! Non lo sentivi? Ah! Hai visto? Sì! Dears? Ah! Hai visto? Come fa a non sentire? Non riconosci già la voce? Ecco, hai visto? Loro rispondono, soltanto loro rispondono, è l'unico pubblico che risponde. Vero ragazzi? Sì! Infatti. Oggi infatti con i Dears andremo a fare nuovamente una canzone che già loro sanno e conoscono benissimo, anche noi la conosciamo. Questa di qua è SOS, ma in versione cappella. Cioè, mai sentito Dimash cantare senza la base. Cioè, lì è la perfezione, è riuscire a vedere, sentire un cantante che canta senza la base musicale, lì è solo esclusivamente voce. Sei curiosa, credo? E ce l'hanno proprio adesso, ce l'hanno appena, stavamo per registrare e abbiamo letto i commenti, proprio una persona che scriveva, dava questo link: volete sentire Dimash a cappella? Sì. E quindi andiamo, forza, allora pronta? Sì. Ecco il Dimash. Poco ma intenso, direi. Questa è una mini reazione, una mini reaction, ragazzi, perché durava davvero poco, però mamma mia, che estensione vocale, sentire solo la sua voce è sembra di sentire un'orchestra ugualmente intera, perché riesce a coprire tutto, cioè ogni singolo è bello. E questa parte del pezzo della canzone, quando dice che è un uscello e fa questa voce così, sì. Ah, è bello. Sì, si riesce a gustare molto, molto di più tutto il suo timbro vocale, tutta l'estensione pulita.
non avevo mai sentito Dimash cantare a cappella, sicuramente ci saranno altri brani, però quando dici un cantante è cantante quando si sente a cappella, sì, è vero. Un cantante è veramente cantante quando si sente a cappella e non vengono mascherati da autotune o tutti quei programmi che servono per alterare la voce e poi non fare sentire realmente la sua voce. Mi ha fatto emozionare tanto. Sì, è bello, è stata molto bella, veramente. Ci voleva ascoltare questa canzone di Dimash in SOS, che mai la conosciamo, sì, però realmente in modalità da cappella è tutta un'altra canzone. Sì. Ti è piaciuta, Laura? Tanto, sì, Davide. Merita sempre, ogni canzone di Dimash merita essere ascoltata. E anche se questa qua è durata poco, voglio dire, meritava anch'essa di, insomma, essere presente nei nostri archivi di registrazione di reazione. E dopo questo, ragazzi, oggi è un video molto più sintetico, molto più, diciamo, più corto. Sì. Vogliamo invitarvi a registrarvi al nostro canale, iscrivervi direttamente anche giusto al nostro canale, commentare sotto, attivare la campanellina e presto verremo a trovarvi a casa vostra, vero? Sì! Eccolo! Ciao a tutti, buona serata, ciao! Baci!